Questa settimana Marvel Snap si tinge di rosa fino al giorno 20. Qualora ve lo siete persi, c'è un eventino a tempo, molto fondamentalmente, che riguarda sostanzialmente in coppia di carte che se giocate in un mazzo e giocate tutte e due nel campo, vi regalano dei punti forza aggiuntivi, no? Quel più uno, quel più due. Fondamentalmente variano in base alla coppia di carte che state giocando. E qui si gode, ragazzuoli, per il semplice motivo che così facendo c'erano queste piccole aggiunte che variano, danno quella ventata di freschetta e ci permettono di non romperci il cazzo fondamentalmente. Ma belli miei, bentornati sul canale sempre e comunque al vostro app, sempre e comunque su Marvel Snap. E come vi dicevo appunto, oggi andiamo a vedere un mazzettino riguardante una bella coppia di carte che possono avere quel più uno di forza che non fa mai male. E non vi devo neanche spiegare perché ho scelto proprio la coppia di carte Iron Man e la grande Peppers. Anzi, lo dico lo stesso perché c'è il vivente. E con l'aggiunta di Peppers abbiamo quel valore di forza in più, no? Ah, come vedete, c'è pure scritto qua: più uno di forza di coppia se giocato con Iron Man, no? E la stessa cosa dovrebbe esserci qua. Ok, perfetto. Il mazzo penso che lo conoscete tutti. Molto importante se uno Zab Ravonna di turno 2, cioè o uno o l'altro. Anche se in questo caso penso che Zab è molto più forte di Ravonna. Posso dire, ovviamente, abbiamo Magic molto in meta attualmente questa carta. E dobbiamo stare molto attenti a tutte quelle carte che possono romperci il cazzo con Magic. Infatti ci portiamo dietro un bel Cosmo che, raga, è veramente fondamentale Cosmo, perché attualmente sto incontrando una miriade di Enchantress, una miriade di Rogue e una miriade di carte che possono ovviamente farmi saltare il settimo turno. E lì so cazzi, capito? E torniamo a giocare anche sera, raga. Anche perché non mi stancherò mai di giocare questa variante, visto che ho dovuto shoppare 4000 gold per comprarmela. Se non avete visto il video, ve lo lascio sempre qui nelle schede, lo sapete. Intanto andiamo a provare il mazzettino, no? E abbiamo un po' di cose da provare. Abbiamo provato il vivente, che ancora questa season non l'ho provato per niente. E abbiamo da provare la grande Peppers in combo con Iron Man. E dobbiamo vedere se il mazzo gira oppure no. Ecco, vedi, già la time. Ora Cosmo è veramente molto utile contro un Thanos, se mi permette di dire. Spero che il ragazzo non abbia il Lich, che altrimenti è un disastro. Cioè, vedete, già il non giocare Zabu e Ravonna di turno 2 fa veramente male. Fa veramente male perché ci rovina tutto. Ah, grande. E io giocherei Cosmo sul Nexus, perché se vogliamo fondamentalmente è come se fosse un vivente, no? Ora non ci abbiamo Iron Man in mano, il che potrebbe essere un grossissimo problema. Si suppone che il ragazzo abbia anche Magneto nel suo mazzo, quindi potrebbe semplicemente spostarci il Cosmo. Allora, potremmo pensare di switchare il nostro Cosmo qui per dargli ulteriormente fastidio, oppure possiamo pensare di giocare o Jubilee oppure Aerolad. Ma meglio la Jubilee, posso dire. O forse meglio Aerolad. Meglio Aerolad, sai. Meglio Aerolad di Jubilee. Ok, Kyera, va bene, ci sta, voglia. Reality. Ok. Perfetto, adesso potremmo giocare la nostra Magic in totale libertà, teoricamente, no? Non mi fa pescare. Molto bene questa cosa. Molto bene. Next, raga. Ma perché mi dovete rompere il cazzo con queste giocate senza senso? Dai, ma non la volevo neanche fare una roba del genere, ragazzi. Io sono sicuro di questa cosa. Allora. Oh, vedi. Vedi, già Zabu di turno 2 cambia totalmente tutto. Kill, va bene, non ci interessano queste location perché ricordiamoci che noi abbiamo il vivente, possiamo switchare i nostri punti. Maria Hill, bello. Collector contro, quindi anche Loki contro, mi verrebbe da dire. Vediamo. Agente Coulson, non mi interessa. Guarda, è bella. Oh. Va bene, fammi giocare Zabu qui intanto, non gli diamo cose. Non gli facciamo capire che a noi non ci interessa kill, no? Ok, che cosa gli ha copiato? Gli ha copiato Magic? No, Mistica. No, frate, non ci siamo proprio oggi. Non ci siamo proprio. Magic. E dai, frate. Facciamo Jeff. Ok, va bene. Tranquillo. Ora, possiamo giocare Peppers, la grande Rescue. Il tribunale ce l'abbiamo, va bene. Non ci interessa perché fondamentalmente non abbiamo nulla. Eh sì, la giochiamo e poi giochiamo sera di turno 5, a voglia. Non c'avevi nient'altro da giocare, frate, se mi stai vedendo sta giocata. Ah, ok, non abbiamo il turno 7, raga, molto fondamentalmente. Abbiamo solamente un turno 6 e devo sperare che mi becchi Iron Man, così che posso switchare. Altrimenti non so come facciamo a vincere questo game, sai? Vediamo. Agente 13 e Loki. No, dici, lo vuole il turno 7, va bene.
questo cambia tutto. Allora, qui c'è da ragionare un attimo, perché io il tribunale lo devo fare. Il problema è che se lui, ovviamente lui inteso come mazzo, non mi dà Iron Man, posso pensare sempre di pescarlo con Iron Lad. Questo sì, è vero. Questo è vero. Però boh. Vabbè, il tribunale mi sembra logico da farlo. Dai, frate, che stai ragionando? Bello che giochi, sera. Such is my judgment. Mi sa che è prossimo. Mi sa che è prossimo. Allora. Ecco qua. Già, è vero, ci abbiamo anche le rocce, quindi Iron Lad. Non lo so, frate Iron Lad. Non lo so, frate Iron Lad. Io fare lo faccio lo stesso, perché lo faccio lo stesso. Potrei pensare anche di fare Iron Lad Slout. Questo sì è vero, a voglia se è vero. Mi converrebbe. Comunque, perché alla fin fine, se non mi prende Iron Man, no? Ha comunque dei punti forza importanti che vado ad aggiungere al tribunale, no? E io ci provo ugualmente, raga. Vediamo. No. Behold my mighty hand. Perso. Pareggio. Perdiamo per differenza. Bello, GG. GG. Non potevamo fare nessunissima giocata in più. E raga, in un vivente, se tu non mi dai Iron Man, io come te la vinco la partita? Fondamentalmente, io come te la vinco la partita? Non te la posso vincere. Fondamentalmente, io non te la posso vincere. Ho Scroll Tower inutile. E dai, frate. Ah. Ok, che cos'è? Il cavaliere questo. Altro mazzo di merda. No, ora esagero, vedi, ora esagero, mi sono fatto prendere dall'emozione. Ora è un mazzo di merda il cavaliere, veramente un bel mazzo. Spero che almeno a te ti bricchi quanto mi sta briccando a me sto mazzo. Intanto Zabu ci è uscito, è cosa molto buona e giusta. Abbiamo un lad da fare. Se ci pensi. Non dovrebbe avere cose che mi possono dare fastidio con la mia magic, no? Ok, vedi, vedi che bello. Allora, stavolta ti sei degnato di darmelo, gioco, grazie. Giochiamo Magic, intanto facciamo le nostre cose. Ora, cosa ci può dare adesso di fondamentale importanza per questo turno 4? Lockjaw. Ok, dovrebbe essere un Lockjaw con Ela, quindi mi stai dicendo fondamentalmente. Mi prendi? Oh, che bello. Che bello, che bellezza tutto ciò. Questo è meno bello. Raga, vado a farlo io a sto giocata, prende Blade, Lockjaw e mi scartela poi e devo quittare il game. Dai, lasciamo stare. Vabbè, ma ancora il game è tutto aperto. Ancora il game è tutto aperto, sera. No, frate. No, frate. Ora. Bello Cosmo. Perché è bello Cosmo. Cioè, molto bello Cosmo. Si potrebbe pensare di fare Iron Man mistica. Intanto ha senso farlo. Lascio uno spiraglio per la Jubilee in caso mi esca, oppure lo Slout mi esce. Ok, godo per il semplice motivo che Magneto non ha spostato nulla. Godo su questa cosa. Allora, lui che si può inventare? Cioè, a me serve come il pane, Sla. A me serve come il pane, Slout, no? E me l'ha dato. Via. Fammi sognare, frate, fammi sognare, Slout. No, è da. Eh no, frate. Ma non così. Ravonna. Bello, ce l'abbiamo. Grazie, grazie. Oh, vedi quando giro, io sono contento di sta cosa. Oh, vedi quando giro, è un piacere, vedi. Allora, abbiamo Ravonna da fare. Turno 3, cosa mi fai giocare? Cosa mi fai pescare? Tribunale inutile, perfetto. Ravonna qui. Contro il tribunale, regà. Contro il tribunale, questo c'ha un leech più grande di non so che cosa. Penso del mio microfono. Cosmo fondamentalmente inutile contro un altro Evo. Se posso dire, comunque. Facciamo Cosmo. Cosmo Cosmo. Ci sta. Ora. Giocherei Iron Man qui. Per poi fare Mistica sulla Strange Academy. Così che poi va, può andare dove cazzo gli pare Mistica, no? Ok. Che me giochi? Psylocke. Hai capito tu.
Ok, adesso o giochiamo Slout subito. No? Giochiamo Slout subito, poi abbiamo la giocata del turno 6 di fare il tribunale subito. Eh no, non ho fatto in tempo, fratello, non ti ho neanche snappato. Vabbè, gli sarà bleccato il mazzo, te devo dire. Pace, amen, la voglia succede. Quanto mi è successo a me all'interno di questo game, non lo so io. Guarda che bel punteggio perfetto, frate, ti manca quel più uno. Ora, Zabbo è buono. Zabbo è buonissimo. Adesso abbiamo la curva. Guarda che bella curva. Io la gioco. La gioco. Disastro. Questo è un disastro. Cioè, veramente sta andando tutto male in questo... In questo cazzo di video con sto mazzo di merda. Con calma, Gladiator, Snowguard. Abbiamo Sera da fare, abbiamo anche Devil Dinosauro. Aspetta, con calma. Lui non può soffrire di chissà che cosa, anche se li pesca le nostre carte, perché noi ci abbiamo Slout dalla nostra. Con calma. Super Giant, dici? Ho capito. Guarda, di snappo. Devil Dinosauro. Ma vedi che non si può fare una cazzo di partita. Rete Fognaria. Skip a sta location. Che merda. Ma perché questa? Che fai? Ravonna. Allora, con Daredevil c'è la coppia che dà un bel più uno di cosa? Di più due con la Shulk. Vuoi che ci abbia la Shulk lui? Però di no, frate. E vedi come devi rompere il cazzo. Ma un esperimento, se io faccio Magic qui, se ne va l'effetto di della ghiacciaia oppure no? Col cazzo. Ho capito. Va bene. Grazie, molto gentile di questa cosa. Me ne prenderò cura. Maximus Daredevil. Mi devo aspettare un prefix in qualche maniera, no? Faccio Iron Man. Adesso, per forza devo fare Iron Man adesso. Faccio Mistica. Bello. Bello, godo. Ha voglia. I am Iron Man. Vabbè, raga, è girato bene stavolta. Oh, per una volta che mi gira bene a me. Mistica Cosmo. Spero che lui non abbia cose che mi possano in qualche modo fare del male fisico. Poi abbiamo Oslout e il Tribunale Vivente. E ci abbracciamo tutti, frate, allegramente e tutti ballando la polca. Dici Master Mold. Ah. E adesso tu hai la mia completa attenzione. Cioè, nel senso, io ti posso anche fare una roba del genere, no? Tanto tu sei d'accordo su questa cosa, suppongo. Facciamo Slout qui. Che tra l'altro io, ragionando, perché poi mi è venuto in mente che io già il tribunale ce l'ho settato. Ovviamente sono 9 punti che noi non ce le facciamo mancare. Oh, non ne posso più, ma uno che gioca fino alla fine. Ma uno che gioca fino alla fine. Vabbè, raga, l'unica cosa che mi dispiace è che ci sono stati tutti questi quit. Cioè, che fondamentalmente non è che gli puoi dare colpe, ragazzi, come ho detto prima. Cioè, nel senso, se c'hai la combo in mano e tu hai già settato Slout e Iron Man e basta solamente un tribunale e tu non puoi fermare quel tribunale in nessuna maniera, è normale che l'avversario ti conceda, capito? E ovviamente in mazzi del genere non vanno a brillare neanche le carte che abbiamo aggiunto, come per esempio lei, no? Noi abbiamo i turni contati, quindi dobbiamo avere il tempo di giocare una volta Iron Man, una volta Slout, una volta il tribunale, perché è questa che si gira la combo. Quindi è normale che tante volte preferisci un Cosmo a una Rescue, capito? O una Magic, però per il resto alla fin fine il tribunale è sempre bello e divertente da giocare, provatelo, provatelo.